Continua l'agitazione dei lavoratori della Net Service, che sono al terzo giorno di sciopero dopo l'infruttuoso incontro avuto sopra il Comune di Napoli. Alberto Trama è il rappresentante della UIL e ci racconta un po' cosa sta accadendo. Niente, questo, come dicevo, è il terzo giorno di sciopero della Net Service, perché dopo l'ultimo incontro avuto con il Comune di Napoli per capire esattamente quale fosse la posizione dell'ABC, sia nel merito dei distacchi, dei nostri 42 distaccati in ABC, sia nel merito dell'assorbimento che dovrebbe avvenire, diciamo così, secondo quanto noi abbiamo espresso in accordo con la stessa ABC, prima ancora ARIM e con il Comune di Napoli, negli ultimi 5 anni, dicevo, i tempi dell'assorbimento di Net Service in ABC. L'ultimo incontro che il Comune ha avuto con le due aziende, quindi Net Service ed ABC, praticamente ha portato alla distruzione totale di quelli che sono stati gli accordi avuti in questi 5 anni sui distacchi di Net Service in ABC, che sono stati fatti in piena norma, perché Net Service è gruppo ABC ed i distacchi operanti nello stesso gruppo non sono assolutamente da considerare illegittimi, perché non esiste alcun conflitto di interesse e praticamente la tasca economica è la stessa. E nonostante tutto la dottoressa Paparo, commissario straordinario di ABC, ha considerato tutti i distacchi illegittimi e quindi ne ha ordinato l'immediato rientro. Noi per questo provvederemo anche a inoltrare denuncia alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. E quindi praticamente noi abbiamo tenuto un incontro con il Comune di Napoli nella persona dell'assessore Panini, il quale ha ribadito praticamente che i distacchi devono essere devono rientrare totalmente i 42 distaccati, e sulla questione degli assorbimenti praticamente il tutto rimane congelato. Questo perché cosa sta avvenendo in ABC? In ABC sta avvenendo l'ingresso dei 107 lavoratori del consorzio di depurazione di San Giovanni. Allora, nulla contro gli stessi lavoratori, perché qua tutti quanti hanno il diritto di avere stipendio, hanno il diritto al lavoro, però a noi ci sembra di essere diventati la merce di scambio di un'operazione politica un po' più complessa, cioè quindi assorbimento dei 107 lavoratori, dei quali sappiamo che già 50 sono in distacco presso il Comune di Napoli, quindi non si capisce nemmeno perché questi distacchi sono legittimi e i nostri non lo sono, visto che si parla comunque dello stesso gruppo finanziario, diciamo, dello stesso gruppo che dipendono tutti e due dal Comune di Napoli, e quindi gli altri 50 probabilmente devono essere inseriti all'interno del comparto ABC al posto dei 42 che già ci sono, che quindi vengono rimandati indietro. Vengono rimandati indietro con grossa sofferenza, perché il distacco iniziarono i distacchi in accordo con prima ARIN e poi con ABC sulla base dell'accrescimento professionale dei nostri lavoratori, e perché c'era anche una fase, diciamo così, economica un po' pericolosa per la stessa Net Service. Oggi il rientro dei 42 significherebbe per la Net Service entrare in sofferenza, e quindi noi non sappiamo praticamente poi quale sarà il prossimo futuro. Quindi noi siamo qui a manifestare oggi e suppongo anche sicuramente nei giorni seguenti, fino a quando questa malsana idea di buttare per strada i 92 lavoratori passi dalla testa del Comune e della stessa ABC. Noi andremo avanti con la denuncia, perché la dottoressa Paparo deve praticamente, è strano perché lei è un avvocato del lavoro, per cui dovrebbe conoscere esattamente le leggi. Io stesso ho buttato sul tavolo dell'assessore l'ultima Cassazione del 21 aprile 2016, in cui praticamente si sancisce la correttezza del distacco infragruppo. Quindi adesso stiamo a vedere, noi qua siamo, e poi vedremo quali saranno i prossimi livelli di scontro con le aziende. Grazie.